Buonasera a tutti, buonasera, ciao Skadush, ciao Mackie. No, è stasera, sia stasera che domani, 2 giorni, perché dura circa 6 ore. Senti come ho un tono di voce più forte, perché sono a casa da solo. Dura circa 6 ore e quindi dovrei riuscire a finirlo in 2 serate, speriamo. Cosa è successo? Ok. Allora, leggete un continua perché ho fatto i primi 3 metri per vedere un po' di sistemare le cose. Il volume è alto. Quindi lo abbasso. Troppo. Tipo così. Ok. Allora, oltre a essere il mio primo gioco horror, è anche uno dei rari giochi che sto giocando mouse e tastiera. Perché fai così? Perché non ho il pad. Quindi doppiamente, doppiamente difficile stasera, doppiamente difficile. Allora, fammi vedere una cosa però, perché questo gioco maledetto non va in finestra. Quindi ha dei problemi seri. Vediamo se la chat funge. Nope. Perfetto, adesso funziona. Perfetto. Quindi direi di iniziare. Creazione personaggio? No, non funziona così? Allora, direi di giocarlo a difficoltà folle, ovviamente, perché essendo il nostro primo. No, non è vero. Normale, normale. Ah, si vede il counter degli FPS in alto a destra, rimane così. Non ci posso fare niente. Allora, io non ho letto niente. Sono partito provando a vedere. In pratica. C'è un accrocco per far funzionare tutto, quindi speriamo che non salti nulla, che non sia troppo fuori sincro. Outlast contiene scene di violenza, sangue, contenuti di carattere sessuale e linguaggio esplicito. Buon divertimento. Vesti i panni di Miles Upshur, un giornalista investigativo che verrà spinto dalla propria ambizione in un viaggio all'inferno. Ok. Sempre pronto a rischiare il tutto per indagare su casi impossibili. Stai cercando di svelare l'oscuro segreto che si cela nel cuore del manicomio di Mount Massive. Sopravvivi il più a lungo possibile e registra tutto. Non sei un combattente, quindi per scoprire la verità che si nasconde dietro gli orrori di Mount Massive, hai solo 3 possibilità: correre, nasconderti o morire. Allora, io scelgo le prime due. La terza mi fa schifo tantissimo, non la voglio. Ok, sta già caricando, che bello. Ok, ho visto questa parte qua. Ho affermato che i movimenti finali sono causa del comportamento del bestiame e invita. Cosa? I cambiamenti climatici sono colpa del bestiame. Ok. Questa sera farete tardi, potreste vedere degli elicotteri volare a bassa quota vicino a Silverthorne e Leadville. La guardia forestale di Arapato. No, Arapao. Rorerà la zona per deblare dal cimici. Che schifo le cimici, no? Ricorda quando abitavo nel freddo nord, a Roma non ci sono le cimici. Sai che c'è forse un po' troppa luce? Un po' troppa luce. Allora, è un gioco abbastanza vecchio, si vede. Che ricordi le cimici? E una mail arrivata a me. Ah, chiocciolagmail.com, bene. E sponsor Google. Attività legali nella clinica psichiatrica Markov. Non mi conosci, devo fare in fretta, forse mi controllano. Ho lavorato 2 settimane come consulente informatico nella clinica psichiatrica Markov di Mount Massive. Sto per infrangere tonnellate di clausole di riservatezza, ma non me ne frega un cazzo. Per me quelli possono andare tutti a fare in culo. Lì dentro succedono delle cose orribili. Non riesco a capire, anzi, non riesco a credere nemmeno a metà di quello che ho visto. I dottori parlano di una terapia dei sogni che è andata troppo oltre, rivelando qualcosa che li aspetta sulla montagna. La gente soffre, quelli di Markov fanno i sordi, devono saperlo tutti. E tu l'hai giocato, quindi Outlast? Oh, io no, ho paura. Duracell? Ho fatto un gioco di magia. Va bene, piccolo Skadush. Ok.
Non sono più andato, Skadush. Non vi ho più aggiornati. Tutti e come tre? Sono tre Outlast? Signore Dio. Gli obiettivi vengono aggiornati nel tuo taccuino reporter con tab, che contiene anche le tue note, N, note, e documenti raccolti, J. Va bene. Ok. Alla sensibilità del mouse mi sta facendo venire voglia di togliermi le retine. Quindi facciamo un po' di meno. Conferma. Prendi partita. E io forse so due. Fatemi fare una prova, aspetta. Ok, Google, spegni le luci. Ok, a voi non è cambiato molto. Ma se io spegnessi la luce dietro e lo lasciassi al buio oggi, e spegnessi anche sto coso? Anzi, lo tolgo dall'inquadratura, va. Un po' buio, un po' troppo buio. A little bit meglio. Ok, ma più, non tanto per voi, ma più che altro per me. Aspettate un attimo che provo a togliere la luce da questo coso. No, non cadere di sotto. In modo da... Proprio per me, eh. Stare un po' più al buio. Ok. Un po' meglio, un po' meglio. Molto meglio, molto meglio, molto meglio. Ok. Allora, io stavo già andando via. Non è da qui che devo andare, ma è da qui. Bene. Allora, abbiamo detto tab, note, documenti. Quindi con tab fai la stessa cosa che fai così. Non ne abbiamo. Ciao, join! E così. L'informatore è quello che mi ha appena detto. Quindi un informatore ci ha detto di venire in questo manicomio Markov a fare qualcosa. Ok. Non riesco neanche a entrare dalle porte io. Sono così bravo a giocare con mouse e tastiera che non riesco a entrare dalle porte. Buona cena allora, Fra. Buona cena. Quanto si abbassa, signore il cielo? Ma che meno! Che cazzo sei, un nano di me? Ok. Mondezza. E c'è scritto password? Sì, però una via di mezzo. Ok, così c'è la telecamera, così fa il mega zoom. QWERTY U. Mancano delle lettere. Attenzione ragazzi, mancano la I, la O e la P. Paura. Non c'entrava niente in questo momento. Deve nascondersi sotto le cose. Beh, spoiler, non è che ci servisse. Però comunque sia, abbiamo già notato che manca la O e la P. Quindi non si può scrivere po 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 po. No, no, che, cioè, più o meno so com'è il gioco, anche se non lo so. Cioè, dovrebbe essere una cosa come Amnesia, che non ho... Per aprire con un colpo una porta, premi pulsante sinistro del mouse. Per aprirla... Ah, ho capito, sì. Magari mi dai il tempo di legge. Ok, quindi così la apre tipo... Ma posso anche chiuderla? E per fare... Invece se lo tieni premuto, vabbè, questa cosa is. Ah, mi faceva il tutorial. Evento registrato. Una nota è stata... Ah, il taccuino. Signore Dio, scrivi velocissimo. Solo a guardare questo posto mi viene il vomito. Il manicomio di Mount Massive, chiuso nel 71 per uno scandalo messo a tacere dal governo, ha riaperto con il nome di Clinica Psichiatrica Markov nel 2009, sotto l'egida di un'organizzazione umanitaria. A 1,5 km dall'ospedale il cellulare ha perso il segnale. Più che un problema di copertura, sembra quasi che qualcosa creasse delle interferenze. La Markov Corporation è abile nel mascherare i propri profitti sotto la voce beneficenza. Però non si era mai spinta a operare in territorio americano. Non so cosa pensi di ottenere. Ah, i russi cattivi? Da questo posto, ma deve essere qualcosa di grosso. Magari questa storia mi permetterà finalmente di mostrare al mondo la vera faccia di questi bastardi. Bene, mi piace che abbia dovuto scrivere di questi bastardi nel foglio dopo. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Allora. Come si corre? Ok. Sì, vabbè, ho capito. Mi levi il coso, per favore. Correre tieni premuto maiusc sinistro. Ma sicuramente non si entrerà mai dalla porta. Ok. Come te sbagli.
Sì, esatto. Scusi? Lei spaccia? No, non spacciano. State vomitando insieme a me? Vi va di vomitare tutti insieme? Comunque ci sono dei camion military. Io ho già paura. Faccio l'idiota perché mi sto cagando sotto. Per accovacciarti tieni premuto CTRL sinistro. Però voglio andare a vedere cosa c'è di là. Quante volte mi abbasserò anziché correre? E sarà molto bello. Perché non so giocare ai giochi per PC. Ho i problemi. Allora, questa porta è chiusissima. Ok. Questa porta è chiusissima. Ma ha la stamina? Cioè possiamo livellare resistenza e correre di più o dopo un po' muore e basta? Vediamo. Sì, però aspetta un attimo. Si può levare sta cosa che la testa sballi quando mi fa venire da vomitare? Si può fare? Ti prego. No, non mi dire che non si può togliere la testa che ballicchia. Che palle. E no. Ma perché l'ombra mi deve far cagare sotto dopo? Cioè, perché il trigger è aprire il menu per fare questo jumpscherino de merda? Vabbè. Zio pecora. Faccio la slide come cosa. Posso strisciare tipo code, no? Salvataggio. Oh, quindi c'è l'autosalvataggio. Estaserado. Quando la telecamera è accesa puoi ingrandire e ridurre la visuale. Sì, vabbè, l'avevo capito anche da solo. Far Cry? Far Cry? Far Cry Time? Che okay, si arrampica automaticamente con una lentezza che è bella. Sembra Dark Souls, anzi, sembra Demon Souls. Ah, c'è il jumpo? Bravissimo. Per saltare in alto premi spazio. Premi... Vabbè, non ho letto. Spero che non fosse il consiglio fondamentale che non mi farà superare un puzzle, questa cosa che mi ha appena detto, ma sti cazzi. Salvata, ovviamente. Arrivo io e si stacca tutto. Ah, ok, F. F in chat. Ah. Wow, quanto ci vedo tantissimo. Che bello. E io perché? Che non ho mai giocato a un horror. Non inizio con qualcosa di più facile. Tieni premuto, sì. Ok, quindi se io tengo premuto, li fa. Ok. Che servirà per fare. Tipo, per fare meno casino. Ciao, Max! No! Non l'ho mai giocato. A dire il vero, non ho mai giocato a un horror. Perché sono un cagasotto! E quindi ho molta paura e non gioco gli horror. La cosa più horror che abbia mai giocato è Dark Souls 2, come ho già detto. E se non si può... Probabilmente bestemmierò. Se non è considerabile horror, sono... il primo Dead Space. Toh. Sì, ho capito come si aprono le porte. Vuoi dirmelo altre 6 volte, per favore? Inizia in modo hardcore. Eh sì. Ecco perché il titolo Terapia d'Urlo. Perché? Se siamo capiti. Questo gioco fa paura. Bene. Diciamo che sono felice. No, lo so che fa paura. Infatti è una terapia d'urto la mia. Mi piace nella vita avere le terapie d'urto. Cioè, imparo prima così. Ho imparato a guidare in una maniera che nemmeno vi dico. Quindi. Per dire una cosa che ho imparato a fare in maniera assurda. Premi pulsante sinistro. Può ricaricarla premendo R. Ok, vabbè. Tipo gli spara tutto. Va bene. Si conferma la sparizione della O. La O non c'è in questo gioco. Comunque c'è una password da mettere. Hai rotto il cazzo però. Quante volte me lo devi dire? Ah, c'è del sangue. Lol. È fresco anche, eh? Sembra freschino. Miseria ladra. Telefono. Sì. Gioco con mouse e tastiera perché. Non lo so neanche io perché.
Si può rispondere? No. Viene aggiornato J. Clicca per chiamare. Il protocollo, data del consulto ottobre 2012, 19 anni, maschio, ok, Carl Houston, dettato non riletto. Stato della terapia, il paziente afferma di essere in grado di condizionare i propri sogni, l'attività del motore morfogenico è a livelli senza precedenti, si prosegue con la fase 4 di somministrazione di ormoni. Diagnosi, la spirometria non è arrivata con i bronchi. Non sono un dottore. Rilevato con ciclo RM. Va bene. Billy, che è il nome del paziente. Billy, sì. Ah, il nome, insomma, lo pseudonimo, che credo. Ha chiesto a che punto fosse la causa intentata da sua madre contro la Markov e la clinica psichiatrica. Si configura una catastrofica palana la sicurezza, nonostante Billy affermi di essere venuto a conoscenza nei sogni sanguinari del dottor Traeger. Nota, l'unico Traeger nei registri della società è un certo Richard, e dirigente, vabbè, tra tutti i collaboratori. Si dovrà migliorare la videosorveglianza, bla bla bla, va bene, dai. Ci ho capito un cazzo, però, non penso che fosse importante. Io non voglio più vedere questo avviso, mi fa cagare sotto. Ma il telefono sta... Vabbè. È occupato. Anch'io sono un giocatore console. Si noterà quando, anziché correre, mi abbasserò perché non sono abituato a usare il mignolo per giocare. Cristina D'Avena. Meglio. Ma si attacca alle porte? Che bella mano. Signore. Sembra la situazione in casa mia. Perché anche da me la signora del piano di sopra ha una perdita. Ciao Checco. E... però non di sangue. C'è acqua. Non so come ti troverai nelle parti da terapia. Vabbè, facciamo una doccia. Per salta... No, io... Ma scusa, ma perché dovrei infilarmi lì dentro? Ma non esiste. E... ci posso... Che cos'è? Schifo. Oh, ben due forni a microonde. Think before you trash. Quindi differenziata, va bene, bravi tu. Ma lasci i passetti. Goti, 10 su 10. Posso entrare in bagno? No. Vabbè, quando hai fatto? Qua? Ma c'è una mappa? No, non mi ha detto di mappe, eh? No. Non c'è mappa. Vabbè, You gotta do what you gotta do. Salta, va. Che bella la ragnatela. Kickers. War Rider. Scaduci, la scabbia è una malattia della pelle, la smetti? Dire scabbia. Cristo. C'è un cadavere? No, jumpscare però. Basta! Ma porca madonna! Ok, la batteria da usare con parsimonia. Allora, ho fatto un cambiamento sulla mia isola di Animal Crossing. Perché sto facendo una specie di... come vi dicevo, di bar vicino alla zona... Oh, se bestemmio, se dovessi bestemmiare... Mi dispiace. Mi dispiace, signori dell'Olimpo.
Mi sono rispaventato un'altra volta. Cioè, capiamo il livello. No, nemmeno io sono credente, però è una cosa un po' maleducata per me da fare in pubblico. Poi nel privato o tra amici ci sta, però in pubblico tendo a non farlo. Insomma, mi sembra che siate tutti quanti fan dell'appendere i cadaveri. Senza testa. Grazie, Mackie, per aver fatto una clip di quel momento. Ah, ma le collezionano le teste, carini. Posso leggere un attimo una cosa? Ma se io accendo la videocamera così non consuma batteria, è gratis. È solo quando faccio la gag. Portacci vostra, però. Vendetta. È solo quando faccio la gag della cosa qua. Mi sono appena spaventato per il riflesso di luce che si muoveva. Cos'è che mi ha detto quello? Sono dentro, ci sono cadaveri ovunque, sangue, bruciature, su un bancone sono allineate delle teste umane, come se fossero bottiglie. I corpi degli scienziati che lavoravano qui penzolano dal soffitto. Sui badge c'è scritto Laboratori di ricerca avanzata Markov. Il modus operandi della Markov è da sempre quello di guadagnare usando la beneficenza come facciata. Fanculo il terzo mondo, se c'è da fare un altro miliardo. Ma come pensava di arricchirsi in un edificio pieno di pazzi? C'è una specie di soldato speciale impalato come un maiale allo spiedo. Mi dice di scappare e poi muore. Ormai è tardi, non posso più uscire da dove sono entrato. Sempre questa cosa di scrivere le ultime due parole dietro del foglio, sei simpatico. Non posso più uscire da dove sono entrato. Ok, devo scappare, non si sa da dove. E ovviamente torno da dove sono arrivato. Io non lo finisco sto gioco di merda, ve lo dico. No, non lo finisco, non me ne frega niente. Cioè, sti cazzi. Ho troppa paura. Oppela! Ma sarà dentro. E mi ha chiuso dentro. Maschera. Ma questo costante sottofondo di tensione si può togliere, cazzo? Per forza deve stare. C'è scritto. Vabbè, leggiamo dopo.
batterie si esauriscono in fretta. Ma tu sei morto? Non c'è niente. Scusami, ma se qua è chiuso. Ah, forse è chiuso. Che rincoglionito. Era chiuso a spingere. Altro che 6 ore, mi durerà 100 anni. Si può alzare un po' la luminosità? Posso barare un pochino? Non vedo un cazzo. Come si fa? Gamma? Ok. Voilà. Voilà. Salva ed esci. No, 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 aspetta, aspetta, riprendi partita. No, no, lo devo finire entro domani. Lo finiamo entro domani. Cioè, oggi e domani è la serata meme. Chi è? Clyde e Olivier. Bello di casa. Non va l'orologio, vero? Ah, funziona. Wow, sono le 9:10. Nope. Ma più che porre mi ha fatto troppo ridere. Perché mi ha detto porcellino e io ho detto... Ah no, non si dice, dai, amore, nel privato. E mi ha fatto molto ridere. No, queste cose con la chiesa no, però le cose con la chiesa mi fanno schifo. Poi veramente inizio a bestemmiare. Quando la buttano sempre sulla chiesa e i preti e Dio, no. Come Rec, che è un film bellissimo, il primo. Poi nel 2 e nel 3 sono andati a prendere sta deriva assurda con la chiesa a caso. E ci dico, ma di la sequenza risultata principali. Ok. L'elenco di obiettivi viene aggiornato nel tuo coso del reporter. Vabbè. Ah, ok, c'è scritto qua sopra. Ah, ci dico, ma di la sequenza. Bla bla bla. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Vai. Ok, possiamo fare ciaf ciaf coi piedini? Il mio nome è Peppa Pig. Ma sta cosa di... Cioè, loro... L'ha tipo ucciso sul posto e gli ha... attaccato la testa di netto. Ok, marmellata di uomo. Pesante. Ma chi era quel tipo? Che brutto poi. Vaffanculo. Era bruttissimo. Posso spaccare la finestra e prendere il furgone da... Oddio, il motion blur. Vomito. Qua se non sbaglio... Batteria. In Dark Souls 1 c'è un muro invisibile qua. Però non qui. E mi sono incastrato. Dai. Stupido. Ma tipo qua sotto, modalità Monica Lewinsky. Ok, ci sta, ci sta. Ma quanto si abbassa? Ma è bassissimo. Ma io ho l'ansia però a vedere il timer che va qua. Cioè, no, cioè, voglio vedere. Io starei qua a vedere se va. Ma è tipo l'ora che è adesso? No. Sarebbe stato bellissimo. Tipo l'ora che è adesso. Quindi ho fatto un volo da lì. Altissimo. Ah, si cap... Io, come tutti i giocatori che si rispettano, diciamo, più o meno posso capire qual è il nostro obiettivo. E tendo a fare tutto il resto perché mi piace esplorare. C'è scritto: Proclaim the Gospel. Proclaim the Gospel. Ok. Stai tirando e subito un solo jumpscare. Paura io. Sì, però non si vede una fava. Vabbè, qua c'è stato del sesso matto, va bene. Ma io posso correre anche con la webcam. Cioè, sono uno youtuber. Benvenuti a tutti, amici youtuber, e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi mostrerò. E la mia casa. Ah, però non posso interagire. Ah, posso interagire anche con la webcam. Beh,
Fantastico. Allora faccio tutta una reportata. Sono i topi? Ma cos'è sto rumore? Is there any topo? No, se si alzano anche i cadaveri mi incazzo. Ah, il legno. Ma perché c'è del sangue? Paura. Perché c'è del sangue qua? Cos'è? Un documento. E Jay, no, Jay, sì. Progetto, oh che palle. Iniziali del paziente Walker. Data del consu 2013, ok. 32 anni, maschietto. Non leggo perché mi si intreccia il cervello. Giusto questa, magari è la parte più interessante. In seguito alle recenti mutilazioni autoinflitte, si è reso indispensabile tenere legato Walker durante il colloquio. A causa della sua grossa stazza è stato necessario modificare i sistemi di costrizione. L'estesa erezione cutanea è coerente con la fatalità di Fabrizio del motore morfogenico. Afferma che la lacerazione cutanea sulla fronte gli permette di vedere veramente. Che schifo. Da ragazzo sembra aver avuto un'esperienza con gli occhi parietali dei rettili Tuatara. Che cos'è Tuatara? So a chi chiedere. Ok, Google, volume 100%. Ok, Google, cos'è un tuatara? Spigliato, sicuro di sé, privo di impacci, disinvolto. Quindi era un rettile così, che sapeva il fatto suo. Quelli che ti approcciano in discoteca. Ok. Ha espresso uno stato d'ansia nei confronti della sua carne, soprattutto intorno alle labbra e al naso. Che schifo, zio Pecoraro. Mi dava fastidio, proprio si strappava le. In Afghanistan, in Italia, processo. Ok. La dovete smettere che ogni volta che cazzo esco dal menu e c'è un jumpscare. Guarda! Fastidio? Fastidio io? Palè. Basta però, Fabri. Come si toglie la webcam? Ah, così. No, io non le chiudo le porte. Perché, sai, con la porta aperta puoi sempre vedere chi c'è dietro. Qua non c'è proprio. Per sbiciare ti è venuto QOE. LOL. Io non voglio sbirciare, voglio andare a cazzpito duro. Cos'è? Che screensaver, fico. Bravo. Ah, non ho controllato qua e voglio andare di sotto. Vedi, vedi, vedi. Vai. Leggi un po'. Secondo le deposizioni giurate. Ok, c'è stata una falla e. Sono. Dimmi cosa c'entra. Ok, quindi insomma, qualcuno ha detto che stava succedendo un casino. Esatto, e era stato autorizzato a sequestrare il tutto. Le autorità. Quella presente si chiede di garantire all'MCS l'accesso completo a tutte le strutture e di sottomettersi all'autorità. Ok, accettando il documento, voi e i vostri parenti in vita rinunciate a qualsiasi azione contro Markov. Ok. Basta però questa cosa del menu. Basta. Allora, qui c'è il tizio che sbirciavamo. No, non è vero. Era di qua. Ok. Io voglio vedere cosa c'è di sotto. Ah, ma c'è un comodo menu. Security room. Io devo andare alla stanza della sicurezza, però, eh. Andiamoci. Porca troia! Basta! No, no, no. Buona serata.
questo è un indizio della serie chiuditi in bagno. Ok. I will. Witness, testimone. Ma dai! Ma ti sembra il modo? Ma non si va così in bagno. Eh sì. Ma quello è il rumore, a cosa era dovuto? Batteria! Chi è che tocca? Ah, che palle! Serve la chiave. Che palle. Beh, era scontato. Tutti i telefoni sono staccati. Se... No, però non sono... Sì, sono staccati. Egregi signori. In attesa del rapporto completo non è necessaria alcuna azione immediata da parte della Markov. I processi sono talmente ambigui da rendere qualsiasi avvertenza impossibile. Ok, quindi 4 morti, vabbè, ma... Rimane iniziativa pericolosa e sicuramente si è verificato... Ok, nonostante questo, come negli altri casi, l'interesse delle famiglie e del governo nei riguardi del paziente è talmente scarso da rendere... Ah, certo, perché sono pazzi, quindi alla fine al governo non frega una minchia ai parenti meno che meno, quindi... Comunque, i metodi di contenimento e promuovaggi sono stati sufficientemente efficaci per contrastare il flusso di profitti. Come sempre, le ultime tre parole sono nella pagina dopo. Questo è morto male. Questo è morto malissimo. Ma c'è un'altra porta qua. Ma il volume del gioco è udibile? Vabbè, ho capito, va, tocca andare da quello. Ci volevo andare. Adios perfecto. Sono felice. Non ci può essere un jumpscare, lo sto guardando che c'è un nemico. Ciao nemico! Ma sei vivissimo. Come stai? Ma stai messo malissimo però. Inquadra il pipo. Ma no. Invece se l'è tolto. Tipo la prima cosa che si è tolto. Ma che cazzo è? Watch party? Che sta da fa? Ma dov'è note? Una folla di uomini di... Una folla, sono due. Che guarda la nebbia sullo schermo della TV. Sembrerebbero dei pazienti. Sono sopravvissuti, ma ormai sono involucri senza cervello. Mi ricordano qualcuno. Che guardate di bello? È il Netflix questo. Ma di chi è l'account? È forse tuo? Sei forse tu? Mamma mia, come stai messo, frate.
Te stai messo malissimo proprio. Ma questi qua si mutilano da soli. Ma che è sta musica? Questo suono fastidioso. Io non lo finisco, raga. Io non lo finisco. Cioè, palese proprio, easy. Non lo finisco, non lo finirò mai. Non me ne frega un cazzo, cioè. E sono una pussy, va bene, non me ne frega. Io gioco ad Animal Crossing. Ah, posso salire sul tavolo? Batteria, dammi la batteria, ti prego. Prendi la batteria. Stupido. Prendi la batteria. Prendi la batteria. Come si fa? Io odio i giochi dove si nasconde, però. Batteria! Aha. E dai. Ah, tu sei la chiave di tutto, tu c'hai la tessera palese, proprio easy. Appena tocco la tessera, compare... Beh sì, effettivamente adesso c'è il periodo delle zucche, quindi è horror. Poi ho preso quel personaggio con le bende, che è molto horror anche lui. La chiave elettronica dei comandi della sicurezza. Tocco? Ha salvato. Sei messo malissimo, eh? Sei mortissimo. Tu non sei uno di quelli che guarda. Tab. E vai a fare la sicurezza. Per sicurezza andiamo. Adesso io corro, sapendo che c'è un jumpscare. Dai, jumpscare, tra 3, 2, 1, paura. Paura, olè. Guarda, mamma, sono un salterino. Quello non mi piace. Tu? Voi state qua a guardare questa, mi raccomando. Sbirciatina. Tu sei... Ti alzi, mortacci tua! Dagli un calcio! Dagli un calcio! Stupido! Stupido, ti faccio una foto! Comunque palese non lo posso giocare questo gioco quando c'è anche Marika di là, quindi... Quello che lo sapevo che si sarebbe alzato. L'ho detto. Cioè l'ho annunciato. Detto, questo si alza facile proprio, easy. Infatti si è alzato. In feccia. Alla control room era tipo di qua. Cos'è che posso fare? Mentre corro? Hello. Che paura, Nick. Porca merda. Che paura. Cioè posso... Mentre corro... Posso fare questa cosa che mi fa venire l'artrite perché io non sono in grado di fare il PC gamer. Perché me l'ha consigliato adesso? Corri! Non ti guardare mai indietro. Apri tutto. Apri tutto. Mi date una pistola, per favore. No, ti dovresti chiudere... No, vabbè. Quanti jumpscare ti sei perso? Almeno 4. Il primo brutto lo ha fatto Mackie. Adesso ne ho fatto un altro. Ok, no, io vorrei prima leggere una... Ma non c'è la O e la P. Ci sono le telecamere di sicurezza? Succedono cose brutte, secondo voi? Kebab arrivato, nice... Cacivo. Buon kebab. Ok. Pulsante sinistro di mouse per nasconderti. Perché dovrei? Nick, quello che dicevo io prima. Quando apri il menu ed esci, fa un rumore da jumpscare. Sentito? They lie. Ok.
Allora, adesso siamo dei veri youtuber. Mettiamo la webcam qui e possiamo chattare con la chat. Dai. Slash ban. Adesso succede qualcosa, io mi levo le cuffie. Ho spento tutto, bastardo. Che cazzi tuoi? Perché ha aperto quello? Lo fa il blabbo? Già ti spacco, frate. Comunque mi ha staccato tutto e devo andare nel seminterrato. Ma non era lui però. Voglio farmi prendere. Ho paura. Ho veramente tanta paura. Voglio provare un attimo a combattere. Voglio provare a fargli fare il sesso. Non mi interessa. Vieni, vieni. Coglione, voglio vedere cosa mi fai. Cosa mi fai, sfigato? Sfigatello? Vieni, 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 vieni. Ti spacco tutto. Vieni, apri sta porta. Ce l'hai la chiave, te. Ce l'hai presa la tessera? No, stupido. Non l'hai presa. Non l'hai presa la tessera. Che sei un coglione. Non ho paura di te. Cioè, preferisco così, preferisco farmi rincorrere che farmelo così, sbucare all'improvviso. No, no, so bene che non posso combattere, purtroppo. Però volevo, capito? Adesso se aprissi questa, lui va di là, ovviamente. Lo fa il blabbo? Lo fa lo scemo di là? Viacce, viacce. Dai. Dai, dai. Sì. No, non ti sei perso niente, ma ha dato due pugni fortissimi e basta. Si apro così? Ah! Minchia, i pugni nelle mani! Corri! Corri di sotto! No, leva la telecamera! Corri di sotto! Minchia, se corro fortissimo! Mamma mia, sono il corridore! No, no, no. Non è qua che si corre. Di qua, ficcati! You wish... Motherfucker, sei buggato? Sei buggato, sfigato? No! No, no, no! No, torna fuori, torna fuori, torna fuori. Sei buggato, eh? Coglione, coglione, eh? Guarda che c'hai l'apparecchio ai denti. Figato. Viece, viece la prossima volta. Minchia, zio, non ho la paura. Ormai non ho più paura di lui. Avete visto che tattica? Ho trovato come rompere il gioco. Easy. Ti fai rincorrere e scappi. Fa molta meno paura. Allora, è stata indotta una suggestione post-ipnotica nella notte precedente, quando appunto il dito ti addormenterai, ok? Signorine Jackson e Pierce sono cadute immediatamente in un profondo sonno ipnotico, bellissimo, quindi tipo, come si chiama il tizio? Quello che fa con le mani, no? Quando te lo dico io e ti addormenti, la stessa cosa. A questo punto è stato ordinato, in quanto l'ipnotica sta... si trovava, aspetta, no, lo sto leggendo male.
E a quel punto la signorina Pierce è stata ordinata, in quanto in precedenza aveva dichiarato di temere qualsiasi tipo di arma da fuoco, di usare qualsiasi mezzo a sua disposizione per svegliare la signorina Jackson, che si trovava anche lei, cioè si trovava a dormire. In caso di fallimento avrebbe dovuto impugnare una pistola che si trovava nelle sue vicinanze e sparare alla signora Jackson. Cioè, se non la riesci a svegliare, gli devi sparare. Che mi sembra un ottimo modo. Casella, bravo. Le è stato detto che la sua rabbia per non essere riuscita a svegliarla sarebbe stata così forte da non farle provare alcuna esitazione nell'ucciderla. La signorina Pierce ha eseguito alla lettera tutte le istruzioni, incluso sparare con una pistola ad aria compressa scarica contro la signorina Jackson, dopodiché è caduta in un sonno profondo. Tipico. Dopo aver eseguito un privato condizionamento, entrambi i soggetti sono stati svegliati e hanno dichiarato di non ricordare nulla degli eventi appena verificatisi. Alla signorina Pierce è stata offerta nuovamente l'arma che, in stato di veglia, ha rifiutato di toccare o di prenderla nelle mani. Ok, quindi non si ricorda una fava e con l'ipnosi gli ha fatto fare quello che voleva. Oddio, leggo mentre c'è un mostro bruttissimo che mi rincorre, ma tant'è. F in chat. F. Musica di tensione. C'è una batteria? Posso salire? Ok, la musica di tensione sta piano piano. Cosa fai? No, no, perché hai ricaricato? No, 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 ma mi ha buttato una batteria, ma sei demente. O è finita? Non ho visto, fuck. Eh sì, lo sapevo, cioè. Opela! Vi assicuro che è così nero anche da me, eh. F. Beh, mi sembra abbastanza. Cioè, devo venire qua. Attiva le due pompe del Cristo. E l'interruttore principale per riavviare il generatore. Quindi devo fare due pompe al gas. Cioè, devo attivare due pompe al gas. Insomma, se semo capischi. Ok, una sarà qua e l'altra sarà lì. Easy. E il canale, ci asciuga il canale. No. Quindi a questo puzio. Pump room. Ah, c'era scritto. Ciao. Ah. Sei sempre prepuzio? Finito. GG. Perché adesso c'è buio. Io quando faccio salva ed esci, mortacci tua. Non salva e non esce. Perché è un bastardo. Però così facendo posso barare perché so dove sono le cose. Il problema è che non me lo ricordo. Dov'era la batteria che abbiamo trovato? Ce l'hai forse tu? No. Ah, era qua. Ok, quindi l'abbiamo. Ce la dà per buona già. Ok. Paura! Il pompiere paura non ne ha. Il pompiere paura non ne ha. L'avete capita? Perché faccio le pompe. E quindi sono pompiere. Premi tab.
Riavvia il generatore nel seminterrato con le pompe. Si vede una favalessa. Ma sei stupido? E come faccio io a combatterti? Ma che cosa vuoi? Nasconditi! Ti faccio un video, ti faccio un video, ti faccio un video. Ti faccio un video. Dov'è l'altra pompa? Dov'è l'altra pompa? Electric room. Entra nel buco di santo gesuita. Che forse farebbe anche più paura se non ci fosse la musica. Però non si vede niente. Ma c'è un occhio solo. Sei carissimo. Che cazzo devo fare io? A parte prendere botte da sto idiota. Non male che l'abbiamo pagata 2 euro. Cioè, che ho pagato questo gioco tipo 3 euro. Perché se no, cioè, visto che tanto non lo finiamo. Ma sei tu quello cattivo? Ah, sì, sì, è lui, è lui. Senti, oh, male che va, moriamo, sti cazzi, cioè, voglio dire. Chi se ne frega. E devo un attimo capire sta cosa. Il cattivo è la telecamera, ci rubano il lavoro. Allora adesso si triggera male. E vuole farmi il sesso. Brutto. Io non sono suo fan e non voglio fare l'amore con lui. Vorrei solo attivare le pompe. E ti prego, accendi la luce. Hello. Ah! No! Non mi vedi? No, eh? Vabbè, scusa! Scusa, scusa! F, F, F in chat! Ah, non mi fare il sesso, matto! E vabbè, ho attivato il generatore, l'ho attivato! No, il corpo! No, il corpo! Corpo! Attiva questo che lui va via. Com'è il kebab o com'era? Era buonissimo, dai. Felice di sentirlo. Cosa? Che schifo. In privato. Aspettiamo qua. Buonissimo. Deep kebab. Bravi, bravi tutti e due. Mi bevo una bella Coca-Cola mentre aspetto che il tizio che si vede faccia le sue magie. E mi lasci per favore andare ad accendere l'elettricità.
Bravissimo, me ne sono super andato in cielo, cioè, ma tipo tantissimo. Tipo, non vedo un cazzo io. Vediamo se riesco a fare al volo questa piccolissima sistemazione. Vediamo. Ok, non sta laggando. Arrivo, devo fare una cosa. Se no il mio cuore di panna non è felice. Questo, questo e questo me li sposti per favore di qualche pixel, qualche centimetro verso il basso. Tipo così. In modo che si riesca a vedere la cosa delle batterie sopra. Perfetto. Vorrei tanto. No, 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 no. Sì, però mi devi dare il figa di tempo di andare via. Che dici? Buona la focale 2.4 comunque. Ma si è chiuso dentro con me? Ah no, ha aperto. Pensavo si fosse chiuso dentro anche lui, faceva molto ridere. No, è andato così. È andato a cercare, ma sono nell'armadietto sbagliato, stupido. Non mi senti respirare. No, no, niente sesso, niente sesso. Però l'infrarossi non mi tri, cioè non mi fa vedere, no? No, 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 maiale, 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 maiale. Ah, l'interruttore principale! Interruttore principale! Non so dov'è, non so dov'è, non so dov'è! Ma non so dov'è! Chiudi la porta, coglione. Dove mi nascondo? Non c'è un nascondo. Non c'è un nascondo. E come mi nascondo che non c'è un nascondo? Ma la porta ha buttato giù, ma sei bravissimo. Aia, no, coglione. L'interruttore generale sarà qua, per forza, cioè regolare. Cioè, qua 100%. Electric room, sì, è qua, palese. Palese proprio. Coglione. No, mi diceva attiva altre cose. La batteria sta per finire. No, mi diceva di fare un'altra cosa. Mi diceva. Non lo so. Cioè, quella era la control room. Non era. Ci sarà un tasto da qualche parte per il generatore. Però devi farti una vita. Dio santo. Cioè, veramente ha rotto il cazzo. Non vedi cosa vedono le mie orecchie? Posso salvare? Ma non c'è salva e basta. No, c'è salva ed esci. Che però comunque ti fa ricaricare dal save point. Quindi non è barare, cioè non è che posso salvare 107.000 volte. Peccato. Peccato, mi sarebbe piaciuto. Brutto culo che sei alto. Vai, 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 che non mi vede, vai, che non mi vede il bastardo. Mamma mia, quanto ti tocco! Vedi che manca main breaker. Ah, questa è la pompa. Ma, no, ma pure loro, ma porca puttana, ma metti tutto nella stessa stanza, ma veramente? Vuoi stare zitta che non sei altro? Quella è la vera citazione. Sì, però la batteria di questa cosa figa dura peggio. Dura meno di quella del mio telefono. Fa schifo. Salta, coglione. E se faccio così? Voglio vedere se me la ricarica in automatico oppure no. O se ho buggato il gioco e c'ho per sempre gli infrarossi. Poi non sono infrarossi, è night vision. Invece come lo ricarichi? Come se fosse un infrarossi.
cagare. Ma porca troia, ma io come faccio, scusami? Se questo figlio di nessuno non si fa una vita. No, l'ho veramente ricaricata, l'ho... No, 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 non esiste proprio, non esiste proprio. Cioè, ho appena buttato una batteria perché questo gioco è fatto con i piedi. È fatto da uno con i sandali. Guarda come galleggiano, però. No, aspetta, aspetta, aspetta. Comandi, ricarica batteria, tasto... Figa, un tasto che non premo mai. E... cazzo ne so. Backspace. Confermo. Cioè, non esiste, non esiste che io... R sta vicino a D, che serve per fare questa gag qua, questa. E io per sbaglio premo R e mi ricarica e mi butti una batteria sana. Sei veramente un idiota. E poi, ma mettiteli in tasca, no? Il dribbling? Vuoi fa il dribbling? Vuoi fa il dribbling? Mica, ti dribblo tutto, porca merda. Mamma mia quanto ti dribblo. Ah, questa è una pump room. Sono tre stanze. Pump room e questa stanza qua, che è la electric room, ok. Quindi qua c'è il trigger. Ma è più che una electric room, mi sembra un figa di sgabuzzino de merda. Ah, ma c'è un saltaggio. Ah, ok. Ah, qua dove era lui prima? È il dietro. È lui che da qua mi diceva... Oh, zio, minchia, ti spacco. Ok, quindi abbiamo trovato tutto, vai. È la Pogger Room. Mi piace com'è. Oh, un'altra batteria. Sì. E quindi? Ah, ok, fatte queste tre stronzate, devo andare lì, giustamente. Adesso lui mi si incula. Forza. Sì, vabbè, ma non può essere porca merda che mi segui, però. Come faccio? Ciao! No! Ma non sono un dottore, non sono un dottore, non sono neanche laureato. Non è di qua. No, andava bene di qua, andava bene, andava benissimo di qua. Mi piaceva veramente tantissimo. Era la mia preferita di qua. Ti dirò di più. Come si ricarica? Backspace. Oggi, ma tua mamma veramente fa i tortellini a pranzo, vero? Body calls me, Giorgio. Vaffanculo, va. Oh, mi ha dato un premium. Aha, hai paura della luce, coglione. No, 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 non ne ha. Adesso di qua c'è l'altro amico suo. Per forza, guarda, adesso arriva quell'altro che mi fa: ah, oh, coglione, ti scopo. Lo continuiamo mai. Il cazzone mi sta seguendo. Ho trovato la cartella di un certo Chris Walker, ex poliziotto militare che è stato parecchie volte in Afghanistan. Molto del sangue è versato qui dentro è per mano sua. Ah, abbiamo un poliziotto che fa il matto totale. Ok. Allora, abbiamo attivato la porta. Che paura.
Luke Skywalker. Torna ai comandi della sicurezza, che erano quella stanza dove... Ok, ce l'ho. Mi date un po' di tregua, figa d'un santo di un gioco di merda. Ma non chiedo tanto, un 20 minuti di tranquillità dove c'è un enigma, dove devi mettere leone al posto del leone, la suora al posto della suora e così via. Per favore. La smettiamo con queste stronzate. Ma, Dio santo, ma bastava chiedermelo, cioè. Sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. È uno strano modo per rimorchiare, fratello. It's time to sex. Arrivano i buoni! Arrivano i buoni! Tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel and all doors will open before you. È lo stesso modo che uso io quando sei tipo al bar. Ciao, come ti chiami? You're my friend now. Vomitata, dai, vomita palese. No, le croci, no, le croci. Sono a un terzo del gioco, per favore. No, mai nella vita. Rest in peace. Crocifiggilo, crocifiggilo. Disse loro Pilato. Prendetelo voi e crocifiggilo. Il padre, padre Martin, mi ha portato qui per mostrarmi qualcosa. Secondo lui sarò testimone di chissà quale stronzata. Non so cosa vuole farmi credere. Questo dottor Wernicke è la causa di quello che è successo a questo posto, ma è morto più di 10 anni fa. Sul muro c'è una scritta fatta col sangue. Riposa in pace. Mortacci tua. Ma sei stupido. Ah, mi ha liberato! Preso il muro, fratelli. Ma che è sta musica messicana nel sottofondo? Dici quale musica messicana? No, scusa, ci ho appena provato, che coglione. Sei un carino. Non so se avete visto mai quel video di quella ragazza thailandese che faceva quella canzone M to the B, bla bla bla, quella canzone. E lui sta facendo la stessa cosa. Se potessi, metterei di sottofondo quella, perché è esattamente quel video lì. Quello di quella ragazza, come si chiama? Bella Porch, che è diventata super famosa adesso, no? Quella che fa M to the B, pa 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 pa, M to the B. È palese, cioè è lei. Come no, grazie a Dio. No, adesso Nick te lo faccio vedere. Ah no, adesso te lo becchi tutto. Adesso te lo becchi tutto. Così facciamo anche un piccolo change di... Dimmi se non è uguale. Aspetta. Dice non si vede un cazzo, lo so. Questo qua. No, però voglio vedere quello famoso. No, adesso lo dovete vedere. Tipo questo qui, sì. Ecco, faccio vedere. E Chrome, dov'è?
Guarda, è lei, eh? Questo. Ok, fatta questa stronzata, direi che possiamo tornare su questo gioco qui. È lui, cioè, guarda. M to the B, guarda. Vabbè. Fabrizio, basta. Che ha fatto? Ma siete combinati male, però, eh. Siete combinati malissimo. Ma loro parlano bene. Ma perché? Ragazzi, sono qua, vi posso sentire. Ragazzi, sono letteralmente a un metro da voi. Ma vi sento. Raga, vi sento. Cioè, anche meno. Vabbè. Porta un gatto al tizio e metti della musica techno all'altro, magari. Salvataggio, così a buffo de cazzo. Che ha fatto? Questo deve smettere di farsi muro muro, però. Ad appiattirsi il naso, zio pecora. Vabbè, abbiamo visto, dai, tocca scendere, inutile che famo. Ma poi guarda che, eh? Che non ci si fa, non ci si comporta, eh? Stupidi. Sei Hitman, ma sei tu proprio, cioè, palese proprio. Non ho letto, vabbè, sti cazzo. Ma ti avrà detto qualcosa tipo, sono cattivissimo. Grrr. Comunque, esattamente questo di cui parlavo prima. Un quarticello d'ora di cazzeggio. E dopo torniamo a fare le cose super pese, le cose super... il buio, il buio pesto. Però... Ma tu sei veramente combinato figa malissimo. Billy understood. They've always... Sentendo un po'. È lui il gatto che devi portare al tipo di sopra. Sì, effettivamente è un po'. C'è un po' troppa gente. Fammelo addosso a me. Fammelo addosso a me. Quanto è me? Mi spiace. Ah, lui è tipo l'ingegnere capo che testa il muro. Quando mi aspetto qualche altra Porco demonio! Ma sei deficiente! Ma che cazzo fai? Ma che cazzo de paura? Porca troia, ma te sei scemo in testa, bro. Guardalo! Guarda che faccia! Mortacci tua, mi ha fatto sventrare la vita. Ah, ok. Mi piace come il gioco ti dia un piccolo indizio sulle porte che si possono aprire. Vabbè, Ciccio, fatti una vita, dai. Guarda se adesso si aprono tutti e quelli che ho preso per il culo fino adesso vengono a farmi il sesso matto. Dico, ah, tu eri quello che faceva il simpatico. Vieni qua. Vai. Open up. Hai rotto il cazzo, zio. Qual è? Ma è per nasconderti. Dove? Sotto al letto? Te devi farti una vita, però. Beh, e vorrei anche uscire, però. Così, eh. Ma io non voglio nascondermi. Perché devo nascondermi? Alla fine sono tutti amici qua. È un grande gruppo. Ma che devo fare? Scusa un attimo. Ah, non c'è scritto. Cioè, lui di tutto questo non ha scritto niente.
non ha scritto niente. Cioè, ha scritto che ha trovato uno di nome Chris Walker, ma il fatto che ci siano 10 persone che vogliono... Coricati col tipo. Ok. Senti, c'è un po' di spazio? Sì, va bene. Ok. Una volta che mi sono sbullonato qua... Cosa vuoi della mia vita tu? Ma vai a quel paese, ma... Coppia. Tutto bene, sì. Ma devo tipo fare il salto, cioè devo andare di là io. Solo che è rotto e quindi sicuramente da qui ci sarà... Secondo me c'è tipo che ci si arrampica da qualche parte. Vediamo. Posso saltare? No. Dai, space, more space. Mamma mia, sei rotto la fava. Questi due mi fanno troppo ridere, però. E stanno lì. Noi lo vogliamo troppo uccidere. Tutto bene? Ah, c'è quello di prima. I don't like you. Tu sei un bastardo. Ma cazzo, ha la stessa espressione di quella tizia. Porca troia, è identico. Cioè, non riesco a pensare ad altro. Questi vedono un imbecille con la telecamera. Tipo, tutto bene? Capito? Io devo andare di qua, è ovvio. Ma forse devo attirare lui che con la testa mi apre un muro. Che cazzo devo fare? Ma volevate uccidermi? Ma aprite mi sta porta, pagliacci. Ma che cazzo vuoi? Ma... Oh! Ma stupido! Dai. Ma scusami! Ma che paura! Ma cosa fai lì? Sei pazzo? Ah, yeah. Io premo F per interagire come si fa in Cyberpunk, che è l'ultimo e l'unico gioco che abbiamo... Mamma, c'è un portale. Ho solo il tasto per attaccarmi al cazzo e spegnere il gioco. Si chiama Alt F4. Sono due tasti, in verità. Fragile, Death Stranding. Confirmed. Ok. Beh, è fragile? Sì. Ah, ok, devo fare della saltazione. Ma vi siete sentiti, ragazzi, quello che dite? Vaffanculo a questo posto di merda. No, sul serio, vaffanculo. Più vado avanti, più la morte sembra la cosa meno peggiore che potrebbe capitarmi qui. Procione. Anzi, Kekov. O Procione. O Procione Kekov. O Erprocione. Erprocione mi piace, perché romano mi piace. Mi sa, cioè, sto vedendo il quadro della situazione. Il prossimo mini boss sono quei due fratelli. È fatto a mini. E poi io ho detto che sono fratelli. È fatto a. Ma spegni sta luce. A mini boss? Sì, tra l'altro, esatto, gli sta dicendo comunque sempre meglio. Ti levi dai coglioni e apro la porta. Vabbè, fatti una vita. Vorrei guardare. Scusami, mi sto perdendo qualcosa io? Am I dumb? Però un po' fa, eh.
Anche senza batteria un po' fa. Cioè fa poco, però fa. Ma fa un cazzo. E se qua mi butto? Ah, devo andare di qua. Ma come ricarica mentre fa l'Uncharted della situa. Ok. Adesso ci sono i due amici che non vedono l'ora di uccidere. Ah, io aspetto, voglia. Ma tu devi farti veramente. Cioè, è tutto il cazzo. Io voglio andare dal tizio, però. No, aspetta. Ma no, aspetta, io voglio andare da lui. Hai detto ne ho lasciato un po'. Andiamo a vedere. Scadush, l'unico barbaro d'urso che mi manca, lo sai qual è? Mi manca quel barbaro. Ma sei tu che me l'hai lasciato un po'? No. Ma va a cagare. Ho pure fatto tornare indietro. Sfigato. Sì, Scadush, se vuoi domani dopo pranzo possiamo giocare. Che ne dici? Dopo pranzo giochiamo? Ora dillo a Corvo. Segui le scie di sangue fino all'uscita, mi sembra un'idea del cazzo. Ma del cazzo che più del cazzo non si può, ma dai, va bene. Decontamination. Vabbè, che faccio schifo. L'ultimo dei problemi è decontaminare. Insomma, se siamo capiti. Lo so che c'è la serie, era una gag. Ti prego. È vero, ma che bravissimo. Mentre loro giocano, noi giochiamo. Cioè, mentre loro guardano il TV, noi ci facciamo il barbaro. Il barbaro, e come si chiama il mio personaggio? Che cazzo fa questo? Mosca cieca? A posto, frate? Down the Drain, sì, l'hai scritto anche, grandissimo. Ah, Enrico Ricotti, c'hai ragione. Del leggere! Prendilo. E leggi. Wolfram Markov Kuskerfra. Helen, il dottor Zecchino mi ha dato il contatto per una scienza di problema artistico. Il mio paziente, Martin Archimbaud, ha ottenuto enormi progressi grazie a una terapia basata sulla pittura con le dita. Bello. Nella settimana successiva alla cancellazione del programma sono notevolmente aumentate le sue argomentazioni schizofreniche su una cosiddetta vocazione. Quindi gli hanno fatto fare prima il pittore e poi gli hanno detto no, fai più. E lui è impazzito perché dice ma io sono, ho la vocazione, ho i pugni nelle dita. Ti prego di permettergli di continuare questa vita. I pochi soldi che risparmi in colori e tempera sono nulla in quanto il costo. Name is Giovanni Giorgio Bad. Che paura. Everybody calls me Giorgio. Che paura. Pochi soldi ne sono in colori. Bastardo. Oddio santo. Perché mi fa così ridere? Non ha senso. Non fa ridere, però mi fa ridere, cazzo. Vabbè, ho capito. Non gli fanno fare i disegnini al tuo paziente. Sti cazzi. Non ce lo metti. Ce lo metto io. Se non ce lo metti, ce lo metto io. But everybody calls me Giorgio Antecruno Pupuno 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 Erproch Kaikaik Glitation Ripower Up Not Like T Not Like TV Face. Va bene, figa d'un
stupido. Maineame isghiobo. Masetaka. Oni antecruno pupuno antecruno pupuno antecruno pupuno antecruno pupuno antecruno pupuno antecruno pupuno antecruno pupuno. La cosa è segui la scia di sangue fino alla fine dei tempi. Ma che cazzo sei? Ah, sembrava avesse una maschera. Sai cosa ci starebbe bene? Una batteria. No. Am I the only one? Ma stai zitto. Agente 47, stai zitto. Quando vorrò il tuo parere, chiederò il tuo parere. Dal momento che nessuno ti ha interpellato, rimani nella tua cella e zitto. È pure chiuso, sennò ti avrei anche liberato e mi stai anche simpatico. Down the drain, down the drain. Down the drain, down the drain. Quarchi. Hopla. Hopela. Guarda chi, guarda là. Può fare il babbo? Uno antecruno. Una batteria? Una batteria per un povero vecchio. Mi passo? Faccio il crouchy? Crouchy, crouchy, non mi vedi? C'è del crouchy qui. My name is Gyobu Masetaka Oniae, but everybody calls me George. Idiota. Ciao, ti vedissimo tantissimo. Come faccio per passare? C'è, lancia i sangue, cosa devo fare? Ah, segui la scia di sangue fino all'uscita, ok. E come lo distraggo il tizio, scusami? Mi stravede, cioè. Faccio un salto. But everybody calls me Giorgio. Ciao. Non è interessato. Ok. 35, 14, 64. Ok. Ah, mi dice il tempo in cui sono stato con la cosa, con la... Run, motherfucking father, trike echo. No, no, va bene così, va bene così. Non credo in Geova. No! Se ti azzardi a fare la spia, ti spacco la faccia, coglione. Se fa la spia, mi incazzo. Ma fatti i cazzi tuoi. È dentro l'armadietta. Ma se glielo dice, porca troia, disinstallo il gioco. Ok. Premiti la segnale del mouse per uscire. Uso la culo. Che paura. Meno male che ho letto, se mi sarei cagato sotto veramente di più. Beh, io alle brutte corro e mi trasformo in un armadietto. Potere dell'armadietto, vieni armadietto. Ah, ci sono degli altri armadietti là. Che buona cosa. Tu non mi vedi, vedi? Cazzo fai? Tipo John Cena stava facendo You can see me. Papparappa. Che fa? Io sono Optimus Prime. But everybody calls me George. Che cazzo vuoi? No, 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 no. Cioè, figa, tranquillissimo proprio. Ah, questa security is closed. It's locked. So, we have to go. Maybe here. Sometime may be good, sometime may be bad. Fuck you. Subito
Attivare la camera d'equilibrio? Che sarebbe? Dammi una batteria, gioco. Dammi una batteria. Qua ci sta bene la batteria. Dammene una. No, vabbè, tocca. Follow the blood. Ok. Ah, posso fare il passage. Mi piace. Ma tua mamma fa veramente i tortellini? Ma sei un figlio di qualcuno, però non ha detto niente. Non ha detto so dove sei. Cioè, è entrato, mi ha tirato due cazzotti e è andato via. Ma sei veramente un bastione. Batteria? No, c'è batteria. Chiudi la porta. Una stampante. No, è un computer sbudellato. Aha! Un batteria. Se la prendi, magari. Ok. Ma tipo ne possono tenere massimo 10? Può essere. E vabbè, quindi... Cazzo devo andare? Ciao. No! No, mi sono chiuso fuori. Ma che che deficiente. No, mi ha visto. Non posso chiudermi dentro. Ah, di qua. Vai. No. Ah, salvataggio. Ma quindi se supero questo gioco, cioè, ho vinto i giochi? Oscuro. Ho vinto i giochi? Ragazzi, ma vi sento! Ma avete il pipo di fuori? Ma signori! Ma il pipo di fuori! Ma non guardare. Ma dai con sti piselli di fuori. Chiudi. Meglio fuori che dentro, dico io. Ah, meglio fuori che dentro di me. Certo, anche quello. Io stavo pensando a Shrek perché sono una persona innocente, invece no. Signori, io sono costretto a giocare così adesso. Così, col collo a 45 gradi perché... Per saltare, aggrapparti, tieni premuto spazio. Per guardare di lato, premi sinistra o destra. Ma considerando che loro stavano di là, io andrei a sinistra così per non sapere né leggere né scrivere. Non vorrei andare dove c'erano i due piselloni. Invece devo andare dai piselloni. Tra l'altro, con quanta stamina il tizio qua? Cioè, quanta resistenza c'ha nelle mani? Figa. Cazzo di personaggio è. Dio santo, ancora lui! Dai, space, enough space. Dai, dillo un'altra volta che scendo e ti spacco la faccia. E per andare su? Ok. Ma scusami. Dai, pensavo che la facesse sbloccare, aveva senso. Questa? Esatto, vedi, apri la shortcut, vedi che abbiamo avuto lo stesso pensiero da videogiocatori. Questa batteria è tipo una Duracell enorme. Non parlare di cose dure e di enormi che ci sono i due ragazzi con il membro. Leggi. La manutenzione della valvola di scolo è fondamentale per la sicurezza del progetto World Rider. Fare riferimento al manuale, manutenzione sembra un codice fiscale. No, non è vero. Della Mark of Corp? Ok, devo consigliare, me ne frego altamente. Sì, c'è una valve, se devo fare qualcosa, se no sì. Qua siamo venuti. Tra poco verranno loro. LOL. Ma qua è rottissimo. Ma io devo seguire il sangue, che è nelle docce? Ok. Allora, il gioco mi dice che devo andare di là e quindi io vado di qua. Course. Ah, ancora lui, no. Fuck.
Non riesco a far fuori Chris Walker, il pezzo di merda grande e grosso che ama andare in giro a staccare la testa alla gente. L'ho sentito mormorare di protocolli di sicurezza a contenimento e se non fosse lui il problema, se stesse cercando di risolverlo... Sei sicuro? Sta staccando le teste alla gente. Ma che cazzo dici? Ah. Chiave elettronica per le docce. Aha. Jump scare tra 3, 2, 1, olè. Sì, sì, Chris Walker è lui, è il tizio che ci sta provando con me. Posso fare contactless? Esci passando per le docce. È vero invece? Cosa è vero? Cosa ho detto di non vero? Cosa ho detto di vero che tu hai confermato? Anzi, hai smentito perché hai detto invece. Piove? Oh, che cliché. Ma con il pisello di fuori un'altra volta. Porca madosca di mortacci tua. Ah, è vero che non era il problema. Ma non me lo spoilerare, procione, però. Ma lui è cattivo. C'ha la faccia nella copertina. È cattivo per forza. Mi stai prendendo in giro. Per forza, palese. Cioè, quindi il gioco ti punisce se quando vedi un uomo con il pene grosso scappi e vai indietro. No, andava bene così. Ragazzi, io vi continuo a sentire però. C'è un grosso problema di comunicazione tra di noi perché io vi sento e voi forse non avete capito. Io vi sto sentendo tutto il tempo. Quindi eviterei di parlare così, cioè nel senso che è brutto, no? Cioè parlatemi alle spalle. Piuttosto. Cioè, sì, un paziente è morto di arresto cardiaco. Sti cazzi. Cioè, diciamo che comincia a non essere più interessante sapere di come muore la gente, visto che non so se ci avete fatto caso, ma è un pielino pieno di cadaveri. Offi, c'è il caffè dentro? Che schifo, guarda. Mi fa più orrore questa sottospecie di caffè che bevono gli americani e compagnia rispetto a quanto... Guarda, preferisco i due signori con il pipori. Bruttissimo. Ma io non ci tornerei però, cioè, tutto Tommaso. Ah, dici che è cacca liquida. Beh, somiglia comunque al caffè che bevono i nostri amici. Posso fare qua? Troppe porte mi sono aperte, voglio tornare indietro, devo un attimo esplorare. Questa è chiusa. Devo esplorare qua dentro. Ma da qua siamo venuti, scusa. Ah, qua. Antecrono pupuno, è minore di 3. Però chi ti ho apprezzato, hai visto? Ma tra l'altro, lo sapete che da lunedì tutta la grafica del canalone sarà cambiata. Ho trovato la quadra e ho capito come farlo.
ed ho cambiato tutto. Probabilmente nel progetto cambio grafica c'è anche la creazione di un font. Ho capito come si crea un font e voglio creare il mio font. Che non è niente di che, però mi serve perché è funzionale alla grafica che devo fare. Quindi sono molto contento. Cioè, prima di andare in live, fino tipo a 5 minuti prima, ed è il motivo per cui non ho fatto, cioè, se mi conoscete, potrete immaginare che avevo in mente di fare, cambiare i colori, fare una cosa tipo più buia, invece ho semplicemente spento le luci, ho messo una luce rossa, una luce gialla per fare, così, un colore diversino, perché non mi andava di sbattermi a cambiare il colore di tutte le varie, volevo cambiare la cornice e metterla tipo arancione, però ho detto, vabbè, tanto lo userei per 2 giorni, poi da lunedì cambio tutto, quindi... Ed è venuta una cosa molto carina, secondo me. Lo scuro! Ciao, pisello! Come te sbagli? Come te sbagli? Pupuno antecruno! Ma com'è chiuso? Ma come è chiusa? Non era chiuso i lupi! Ma come hai fatto a chiudere? Vaffanmocca. Lo faccio stare al buio mentre gioco ad un oro, non lo so. Ho il paura. Ma mi hai chiuso dentro, How am I supposed to scappare? Ah, guarda come si è aperta convenientemente una botola. Grazie, gioco. Tanto non è finita così. E sicuramente c'è qualcosa di peggio, guarda. Qua c'è sicuramente il nano tipo Gollum che mi fa voglio toglierti gli occhi e mi uccide. Ciao bello. Inattivo. Ma sei pazzo. Corri. Non ti guardare indietro. Mai è entrato nella lore della mia vita uno antecruno. Beh, mi piace molto questo salvataggio che mi dà modo di fare la speedrun in pratica. Speedrunniamo for the win. E poi ce lo giochiamo anche a livello difficile. Ah, non me ne frega un cazzo giocarlo a livello difficile. Dove devo andare? Esci. No, cosa ho fatto? L'overlay di Steam, ma perché? No, ma leva sta roba, ma come si chiude? Chiudi qua. Esci passando per le docce. Vabbè. Bestia, che fuoco, bestia. Me la ciula. Ho fatto bene? È canon sta roba che ho fatto? È giusto? Ehi, sembrerebbe di sì. I am supposed to fare questo? Wow, HD. Madonna che flash che c'ha zio Perco, le dico. Ma è tutto un cadaverino. Trova un altro modo per... Un altro modo per accedere alle docce, sì. Va bene. Ma no, la luce mi piaceva. Fuck you. Blocco C. Sì. Questa cosa l'ho capita. Ancora mi dici come si aprono le porte, tra l'altro, quindi... Non mi stupisco che mi dica... C'è il kebab, hai visto? Madre di Dio, pesissimo. Tanto c'era il salvataggio, quindi se muoio non me ne frega un cazzo. Ma dai, sfonda la porta, ma che cazzo fai? Sei proprio un idiota. Trova un altro modo per accedere alle docce. Che ne so io, come lo trovo io un modo? No, porcellino, mi ha detto porcellino, ma sei un maiale. Stupido. E vai, dai, Cristiano Ronaldo, su. Non me lo trovo un altro modo per accedere alle luci se c'ho sto stronzo che mi segue. Vabbè, easy proprio, cioè facilissimo. Voilà. Ma Dio Cristo, ma che cazzo ti dice la testa? Chi m'ha fatto? Mi ha fatto.
E te tu mi hai fatto cucù. Ma te sei proprio matto un culo. Ma sei tutto scorticato. Sì, ma lo so come si aprono le porte, per favore. Ma io mo lo tolgo il suggerimento del come si apre. Mannaggia a te, mannaggia. Scusate, scusate, un momento di cazzeggio. Ma non mi seguire, ma non fatti una vita. Tu? Beh, ti capisci un reporter? Ma vaffanculo, ma che paura. Cioè, più che un reporter sono un regista hard. Vado alla caccia dei momenti scabrosi di genitali. Sono un genital photographer. È una nuova categoria di fotografo. A parte che fastidio. Statevi cazzo fermi. Però vedi che mantengono un po' di coscienza. Cioè, alcuni si... Dio caro, che cazzo vuoi? Cosa vuoi? Lui mi vuole aiutare. Fai qualcosa! Non la senti? Vaffanculo. Ti prude? Vabbè, siamo fatti il minion. E niente, abbiamo il pet, il companion. Va bene. Adesso lo portiamo appresso per tutto. Madò che ansia, madò che ansia questo. Ah, mi devo arrampicare e direi che ci si arrampica da qua. Ok. Ma guardalo! Ma cosa vuoi? Ma vai via, stupido. No, poverino, l'hai ucciso. Ah no, non ci importa. Raga, basta queste catene. Ah, questo mi fa... Dai, mi fa il sesso da dietro, dai. No, non ho fatto niente. L'avrei mai detto. Devo andare via da questa zona perché mi sta dando ai nervi. Witness. Tipo testimone, loro dicono testimone e fanno qualcosa di brutto. Perché? Ah, di qua, di qua. Non è che nessuno, che qualcuno di voi ha una batteria da prestarmi? Eh? Ah, lo sapevo, tu ce l'hai. Mamma mia, come li conosco i videogiochi? Porca miseria. Siete scontati, figa, come... Ma che cazzo fai, oh? Ma chi è sta cattiveria, oh? Ma siete tutti buoni e tu sei cattivo. Ma vai a quel paese. Dai, tu adesso mi fai qualcosa da dietro, dai. Paura. Oh. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Mamma mia, che paura. Ok.
da dietro, tipo la scena del vaso di Ghost, che tu non sai neanche cos'è, giustamente. Ok, vabbè, vuoi compagnia sotto il letto, no? Vuoi una mano? Vuoi, non so, cosa, qualsiasi cosa tu stia facendo? T'aiuto? Perché? Ah, perché si è spenta la batteria. Olla. So meglio. Chi è Puppy Colberg? Ho detto qualcosa che già non mi ricordo. Mi sono perso un battuta. Ah, per Ghost, sì. Ghost, Whoopi Goldberg è in Ghost. Olè, hoppela! Ah, finora miglior jumpscare quello quando ho cliccato per aprire la porta, la telecamera ha fatto così e poi c'era lui dalla finestrella. Quello è il miglior jumpscare di tutto il gioco per ora. Quello che mi ha fatto neanche paura, ma mi ha fatto super ridere. Però, cioè, mi ha fatto paura, ma non saltare, perché non era un momento peso. Era un momento tranquillo. Oh, grazie, quello è stato un bel momento, mi ha fatto molta molta paura, però era nel contesto sbagliato, però come dicono quegli stronzi, well played, e con played intendo coperta. La parola War Rider è scritta dappertutto, Markov stava conducendo un esperimento chiamato Progetto War Rider in questo posto, ma i pazienti parlano del War Rider come se fosse una presenza fisica, uno spirito, un demone, non è, no, quello è Chris Walker. Qualcosa che hanno trovato nella montagna. Normalmente le avrei bollate come allucinazioni di schizofrenici. Ho appena visto qualcosa, forse. Forse era solo un riflesso dell'obiettivo, forse questa volta da farne impazzire, che infatti non ho visto niente io, quindi... O sono io che mi distrago perché sono stupido. Cos'è? Cos'è questa cosa? Si mangia? Buono. E dicevo, o non l'ho visto io, o... il nostro personaggio è palesemente pazzo. Beh, è difficile mantenere un pizzico di sanità mentale in tutto questo. Ah, siamo mezzi all'aperto? No. Poi c'è di nuovo un giù per il tubo che non voglio fare, quindi ci andiamo dopo. E andiamo qua sopra. No. Ok. Sopra il buco. Vale. Oppela! E di nuovo oppela. E oppela. E oppela. E guarda mamma, sono nelle catacombe. Raggiungi le fogne. Quindi non più. Sono già nelle fogne, ho vinto. Possiamo salvare e uscire. Cos'è? Ah, un schifo, un cadaverino. I miei occhi. Devo veramente ficcarmi qua dentro? Necrofilia moment. Col tizio, dici che... Vabbè, insomma. La lower body. E no, si corre così. Allora, mi ci devo ficcare. Non c'ho troppe vie. Andiamo prima di qua. Aha! Scarabocchiato a matita sul retro di un modulo d'accettazione. La calligrafia corrisponde a quella del paziente padre Martin Archibald. Ok. Questo dio esiste davvero? Non lo so, non lo so, signor padre Archibald. A lungo l'abbiamo scambiato per fantasmi, spiriti, follia. La verità è che non volevamo vedere. Gli occhi di San Paolo erano accecati dalla paura. Quando la superi, inizi a vedere veramente. Questo è il dono del War Rider. Il Vangelo di sabbia. Sta prendendo un casino questo gioco. Il peggiore peccato del mondo è ignorare volutamente Dio.
È ricevere l'illuminazione e non predicarla al gregge in attesa. Beh, come dicevo all'inizissimo, se mi va a finire sulla piega divina, mi rompe veramente le palle, mamma mia. Toglimi tutto, ma non il mio brain. Bene, qua si fa del giro, quindi si va di qua. Olè. Salve youtuber, benvenuti alla nuova recensione. Che palle però, cioè, con queste valvole del ca... Sembra... Ci ho intravisto solo io quello che ho, ci ho intravisto solo io? Meglio non pensarci. Lower Junction. Ma io non mi ci ficco qua dentro. Tu sei malato. Ah, devo abbassare le valvole in modo che... In modo che, insomma, se siamo capiti. E che cazzo mi invento? Beh, ho capito, uno di quei momenti meme... Non è meno possibile. È uno di quei momenti meme dove devi scappare e basta. Ok. Si fa del rascino? Si rascia? Si rascia today? Ah, stupido! Stupido, fatti una vita! Non mi fare! Porca brava. Ah, ma c'è un salta! Ma va a cagare. Sto per vomitare. Altro che visore, figa, questo fa vomitare. Ah, ma c'è un sottopassaggio. C'è un nascondipassaggio. Ok. E dove sono le due valvole? Sì che noi si possa fare il quello. Ui, la madò. Che moto poderosa c'è qua sotto. Un valvola! Eh sì, ma l'altra dov'è? Posso passare lo stesso? Zitto, zitto che non mi ha visto. Olio cuorissimo, mamma come l'hai olio cuorato, ma bravo, ma sei bravissimo. Ok, c'è il cartello fuori, quindi va bene. Minchia se mi sono cagato. Vabbè, dribbling. Salta. Ma dov'è l'altra valvola? Ma forse è sotto? Cioè ne devo abbassare prima una e posso scendere un pochino e poi l'altra? Mi sembra un po' stupida come soluzione di gameplay, però. Dai, entra dentro sto tubo, mamma mia. Cioè, mamma mia. Quanto si vede che non sono in grado di giocare col mouse e la tastiera comunque. Sono veramente impedito a livelli gravi.
Ma qua è l'inizio però, cazzo. Peter Isca. Ok. Sì, col pad è anche peggio. Perché è... Oddio. Alla fine devi scappare, cliccare. Sicuramente. Ma dai, Cristoforo Colombo. Però il problema è proprio mio, che non sono in grado. Cioè, la mano sinistra per premere i tasti non è... Per me non è comoda. Non sono proprio coordinato con le dita a premere W, A, S, D, maiuscolo, CTRL, E, R, E, Q. Cioè, no, cioè no. Io non volevo in qua, ma è tipo una mappa questa. Ah, è una mappa, vedi? Ah, noi abbiamo attivato... Ah, vedi. Abbiamo attivato... la prison, giusto? Che è quella rossa. Dobbiamo attivare quella gialla. Preferisco... tocca. Si va nello spogliatoio femminile. Slurp, slurp. Andiamo a vedere le signorine, che sono belle come i maschi. Guarda. Can't wait. Quindi è dritto a sinistra, ma c'è, vedi, c'è un buco. Comunque sta di là a sinistra. Questa cosa del seguire le tubature dall'alto non è male. Stanno qua in alto, non è male. Se ci sono le signorine. Dai, scostumato. Ci sono le signorine, lo so io. Ok. Buona questa cosa di aver capito che i tubi sono di due colori diversi. Not bad at all. Finisce così. Aha! Cos'è? Scaricato, mi ha dato un achievement. Ma che poi voi vedete perché sta catturando tutto l'overlay in finestra, altrimenti non si poteva fare. Ok, non si sa per quale motivo questo gioco ti blocca il mouse all'interno della sua area. No dad at all. E ti blocca il mouse all'interno dell'area di gioco e non potevo cliccare OBS. Che fanno? Sono le 10 di sera, Fabri. Mamma mia, che vecchio de merda che sono diventato. Una volta andavo cioè avevo sonno alle 10 e mezza. Una volta, quando ero giovane. Adesso alle 10 e 12. Blerg. Qui. Dov'era il tubo? Milk me mommy, hot face, erprock a cake, anti cron poop one erprock a cake. La fisica dell'acqua. Ma se scherziamo? Cioè, non ce l'hanno i giochi belli, ce l'ha questo schifo di gioco qua. A me ste cose mi mandano ai pazzi, cioè mi mandano veramente al manicomio. Vedi dei dettagli in certi giochi vecchissimi che nei giochi nuovi non c'è. Ma perché? Se salti mi incazzo, Dio santo, come una biscia d'estate. Così a caso mi ha... Antecruno pupuno, antecruno paura. Pupuno, antecruno. Mi andava di fargli male. Antecruno pupuno, antecruno pupuno. Cucù. Ciao. Che cazzo.
Ma sta tipo sbarellando la vista o è il V-Sync che sta andando a puttane? Ah no, ok. Era l'effetto del male. Dello scuro infuocato. Cerca un'uscita dalle fogne. Ma prima mi hai detto cerca le fogne, poi cerca l'uscita dalle fogne. Devo stare nelle fogne o devo uscire dalle fogne? Gioco. Stop. Stop confondermi. Olè. Run like hell. Cantante. Bravissimo. I can tell we're the same. You still know what's real. The doctor's dead, you know, right? Dr. Wernicke died before he even started working here. What kind of... Poi c'è una batteria per forza, dai. No. Volte sta salvando, però sono così indeciso se andare in quello dei maschi o in quello delle femmine. Non lo so, ci pensiamo un po'. Andiamo in quello dei maschi. Lol. Fuck. Tutto bene? Direi di no. Ma guarda quanto cazzo cala la batteria, l'ho appena cambiata. Minchia. C'è un iPhone questo coso. Dissing agli iPhone. Ma te che cazzo fai? Tanto sei bellissimo. No, anche lui fa di nuovo quella cosa. M to the B, M to the B, M M M M M to the B, M to the B, M to the B, bon, ton 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 tara. Vabbè, ti richiudo dentro, ciao. Hai visto che predict? What a predict. Sì. Tu? Figaro. Figaro sali qua sopra. Perché fa rumore quando prendi la batteria? Fastidio! Questo schizzetto d'acqua in faccia!
Anche meno. Anche con meno violenza, però, personaggio. Leggiamo un po', eh. Già debole, freddo, sanguine ancora, ma non fa più male, sto quasi in pace. Non sento più il War Rider. Forse l'effetto della terapia sta svanendo, non riesco più a ricordare i miei sogni. Avevano detto che mi facevano uscire se accettavo la terapia. Bugie, certo, tutte bugie, non era una terapia. Ci hanno sacrificato per evocare un demone. Basta sogni perché è l'unico inferno. Poi è morto. E poi muori. C'è una fava? No, mi dire che c'è tipo la boss fight finale. No? No? Please no. Come si esce? Dai, ti prego. Quanto è grossa sta stanza? È una boss fight, per forza. Ma guarda la fisica delle onde. Cioè, è molto base, però cazzo c'è. Cioè, non c'è nei giochi PS5 sta roba. Boh. Ma queste non sono porte, vero? No. Ho capito, devo andare verso il centro dell'arena dove c'è un cattivo. Perché non le ha lette? Vabbè, oh, andiamo al centro dell'arena e facciamoci fare male. Devo fare questo? Non devo chiudere le valvole. Vado qua? Che ne so, magari proteggeva questa cosa qui. Ok, perfetto, dai. E sali, bastardo. Vuoi vedere che da dove sono venuto? Senti, fai di me quello che vuoi, va. Mi ha strappato il cuore, cosa ho fatto? E mi ha spento la telecamera soprattutto, che è ben più grave. Ben più grave. Ma dove siamo? Comunque sì, da qui siamo venuti. Allora, ho fatto tutto il giro muro muro, sinistra destra. Facciamo un rascino verso l'unica fonte di luce che vedo è quella. Non so cosa sia, ma forse è una scala che va verso l'alto. Ah sì, però c'è lui davanti. Ok. Ah, c'ho lo zoom, ecco perché non vedo una fava, Alessa. No, lasciami entrare. Ma io devo andare lì. Ma io devo andare lì, però. Stupido. Figlio di stupido. Vabbè, devo andare lì. Facile. Solo che tra me e l'andare lì facile c'è già Mattia il tipo.
Ma solo perché gliel'ho fatto fare, sennò l'avrei fatto del male sicuro. Devo farlo venire qui, fare il giro della scala e salire. Oppure no? Ah, sì, è verso l'alto. Ma da qua non posso salire io, no? Ecco, ti ho incastrato sotto la scala e posso andare, no? Posso andare che c'è la scala! Scordati di me! Dai, ero arrivato! Niente, lo devo attirare un po' di più e poi fare il corso. E pare che non sappia salire le scale tipo i nemici di Dark Souls. Alcuni... Ma se sto tipo lontano... E non mi sente, no? Se faccio il giro lontanissimo e poi vado da dietro le scale, lo attiro e poi faccio il giro. Dov'è? Cioè lo sento con le cuffie che è tipo lì. Minchia, precisione. Oh. Complimenti a chi ha fatto l'audio, perché giuro che non avevo visto l'occhietto. Però no, vedi che si è messo proprio bene in traiettoria scale. Dobbiamo attirarlo da qualche parte. E no, vedi, lui tende a bazzicare quella parte lì e non mi fa andare sulla scala, il bastardo. Ma poi devo fare il salto, sì. Ciao. Guarda come corre, no, lui corre, corre, no, no, no. No, 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 no. O devo tirargli una scatola in testa, ma credo di no. Oppure, boh, non so, non so, sono confuso. Però non è interagibile la pila di scatole qua, vedi? Oh sì. Quanto corre veloce! Vaffanculo, ho detto basta. Me lo merito. Me lo merito, me lo merito. Cioè, ho passato dei punti figa difficilissimi, non riesco a passare questa stronzata qua. È che sta proprio davanti alla scala il porco. La devo attirare allora piano piano, così. E poi correre. Se mi abbasso non posso abbassare. Cioè la scala è lì. Ma ci ritorna, vedi, 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 ci ritorna il porco. Fuck you, sfigato. No, volevo farlo di fretta, ma andava fatto con criterio, e quello è il problema. Perché dovrei? Sei cattivo? Cattivissimo. Che cazzo fa? Ma non era cattivo. Infatti mi sembrava troppo veloce per essere un cattivo. Ma così. Gli ha presa così. Ha fatto. Sta facendo la sua corsetta mattutina. Fa del jogging. Ma questi passaggi così?
Vedi che non è cattivo. Cioè è cattivo, ma non in quel senso lì. Il piano terra dell'ala maschile. No, 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 no. Questa fogna non potrebbe puzzare più di così. Centinaia di cadaveri ammassati in una stanza, migliaia di mosche, e questa è la via d'uscita di cui parlava il prete. Ah, devo tenere premuto. Aprire la porta, sì. Siamo in due. Ma quando... Dicevo, quando esce Dead Space Remake? C'è un'altra fotocamera? Possiamo prendere un'altra? Ah, possiamo prenderla veramente? No. Diamo una mano a uscire? Ma stavo scherzando, ma non voglio. Ma poi spingere dove, scusami? Perché dovrei dargli una mano a uscire? Ok. Cioè c'è uno che bussa e tu giustamente gli apri. Bella idea. Vaffanculo. Ma devo andare un attimo a esplorare dall'altra parte. C'era un sopra. È un teammate. Ah, fuck. Ma se lo chiedo a Google... Ah, ma non c'è ancora la data di uscita. Perché Dead Space Remake veramente è uno dei giochi che aspetto di più. Perché Dead Space mi piacque tantissimo. Lo citavo prima come unico esponente horror mai giocato in vita mia. E non è un horror. E a parte la parte iniziale dove sei un povero sfigato... Poi hai le armi nucleari che smembri i nemici come se fossero cacca, e quindi facile. Esatto, bravissimo. Però all'inizio è un po' horror. Forse ero giovane, non so. Hai hype per Little Devil Inside? Minchia, anch'io tantissimo. Monster Hunter misto a My Polly Pocket. Posso entrare a vedere cosa c'è qua dentro? Ma è brutto, Skadush. Ma che schifo. Che cazzo di schifo. È tutto smangiucchiato, guarda. No. Voglio proprio vedere cosa dicono.
Referto medico, come se ci fosse bisogno di un referto medico. Sfortunatamente nemmeno questo paziente ce l'ha fatta, ma dai, ho fatto del mio meglio, immagino, ma sono un medico e non compio miracoli. Inoltre, sono nuovo a tutta questa storia del dottore e mi sto... Ma scusa, ma sei un medico? Cosa vuol dire sei nuovo? Ah, del dottore della serie, gli fanno fare qualcosa di speciale. Comunque, qualcuno deve chiudere i rubinetti di questo disastroso progetto Wall Rider. Da quando è andato tutto a rotoli per colpa di quel ragazzino Billy, quindi è la chiave di tutto, il 19enne di cui leggevamo prima, non facciamo altro che perdere soldi. Sono riuscito a ridurre il... Traeger era importante. Il importante è di oltre 80 unità, garantendo un risparmio a breve termine sui salari a lungo termine. No. Ho scoperto molte cose sulla biologia. Va bene, quindi sei un medico, così, per modo di dire. Oppela. E oppela. C'è gente dentro quelle tende, viva. E mi secca non poter andare a toccarla, però. Il gioco vuole così. E noi si fa come vuole il juego. Oppela. Paura la mia ombra, figlio di troia. Non si dice, Fabrizio, non si dice. No. Ma bravissimi, insieme lo fanno. Guarda che bravi. Ah! No, scopami dopo. Apri la porta, zio pecora. Ma perché c'hai problemi mentali e non sai entrare nelle porte, giocatore? Figa il panico. Poi non si vede una sega. Si vede tutto, cosa dici? Si vede benissimo. Fare piano terra, ok. Mortacci tua, che paura. Ma che cazzo dici? Ma dove eri? Salta. Mi sento male. Ma qua. Ma in tutto questo il mio PG è pelato? Perché secondo me è importante sapere se abbiamo il personaggio pelato. Ma porca madosca, ma che... Quanti siete? Quanti? Siete almeno 2 più 1, 3. Vaffanculo. La solita. Ma che è Rocky per Roma? Cosa dici? Ma stai silenziato. Che lo fa? Salta! Ah! Che palle, ma è impossibile. Questo gioco è troppo difficile. Ha detto Rocky Roll, hai sentito? I am not pazzo. Allora vengono da lì. Questa è chiusina. E qua c'è del sesso, quindi non devo andare di qua. Dribbling, mamma mia, no damage l'abbiamo fatta questa. No, cazzo, no. Cazzo, devo andare. Perché dice rock and roll, perdonami? Non
ma sembrava tipo Pingu. Cosa cazzo stai dicendo? Ma perdonami, ma perché si devasta quando scendo da lì? Cosa sto sbagliando? Gag Squad? Perdonami, non è per cattiveria. Ma che cazzo devo fare? Ma perché mai? Ma tu va fanculo. Prendere la rinforza. Ah, devo prendere la rinforza. Ah, rincorsa, vai. Tres, dos, unos. Vai! Ah, ma devo premere il tasto. Il tasto acchiappa, acchiappa. Ecco perché non si sgurrulla. Devo premere il tasto acchiapparello. Portacci mia. Problemi, però, Fabri. Salta! Ma io lo stavo premendo un tasto chiappa chiappa, però. Ma sei sicuro che debba fare quel salto? Sei sicurissimo? No. Io lo sto premendo. Ho provato sia a tenerlo premuto mentre saltavo che a premerlo nel momento giusto, o premerlo prima. Non gliene frega un cazzo di aggrapparsi a lui. Forse devo... Ma scusami. Vorrei tipo mi buttassi di qua e mi aggrappassi. O quel salto prima quando sei salito c'era una fessura in alto. Ah, non l'ho vista la fessura in alto. Allora cerchiamo la fessura in alto, perché questo salto mi sembra un po' improponibile. Il problema è che... Ah, ecco, bravo. Grande Scud, grande. Quel cazzo che l'avevo trovato. Dammi i miei soldi. Però sono tipo dei dirigenti forse. Ma sei stronzo! Chiudi. C'è un amico! È piccolissimo, come c'entro io? Hello, motherfucker! Oh! Ma... Va bene. Mi sembra proprio un buon momento per salvare questo. Bullshit priest's guy, aren't you? His witness. Oh, un paio di martini, mi piace. Let's take a break, huh, buddy? The old two martini lunch? Hmm? Have a little confab, blah blah. Heavier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Wow, tutto... prendere gli discorso, snack. Ma tanto sto per staccare, Scud. Appena mi danno la possibilità di salvare, salvo e stacco. Perché sono quasi 3 ore e ne dovrebbe durare 5, quindi dovremmo essere a metà gioco. E mi sembra proprio un momento di...
un momento di stacco questo, dove vedi cambia proprio tutto, quindi ci sta che sia a metà gioco. No? Alright. Those are the grindstone, I like that. Okay then, right this way. Sta super... comunque vedi, c'era l'uscita. Eh sì, cambia dal manicomio piano di sotto al manicomio piano di sopra. È palesemente diverso, cioè guarda qui. Guarda già che aria più da... un po' meno da... piedicomio? Bella, buona, suona bene. A parte per il fatto che non lo sfa. Hanno i posti letto nel corridoio? Forse il San Camillo di Roma? Is this a San Camillo reference? Perché non posso usare la webcam mentre mi porta in giro così vedo qualcosa? Okay. Ciao! Ah, me l'ha presa, no! No, 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 no. Ah, mi fa un video? Bella a tutti, ragazzi, ma scusami. Ma con le chiappe di fuori. Hakuna Matata, ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi giocheremo a Clash Royale. Ma c'è tutto un culetto di fuori, ma patato. Io non sto neanche seguendo la storia perché sono un pezzo di merda. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable when people get scared. There's like the turn of God as anything else. You know, God died with the gold standard. We're on to a more concrete fate now. Ma lui è un Novax, palese. Paul, hey, Peter, there's no other way. Murder is the simplest form, but what happens when all money's gone? Anche la mascherina a mezza sbrindellata. Che cosa mi fai? No! Cosa mi taglia? We made the consumer to the means of production. This thing is gonna sell itself. Ma sono gigantesche formiche. Hakuna Matata, ragazzi, abbiamo due dita in meno. Cosa devo fare? Ma che movimento è? Ma fa riderissimo. Se non fosse successo niente. Quindi stavamo dicendo, questa è una sedia. Qui c'è del kebab, come diceva Skadush prima. Ma il lavandino, infatti bravissimo. Ci stavo pensando anch'io. Cioè il lavandino davanti è vomitato per terra. Ma fai schifo al cazzo. Ecco, guarda. Ma sono api. Ma sono api. Ma perché sono delle api che camminano? Cazzo. Cioè, ma che schifo di... A parte che hanno tre frame di animazione. Uno, due, tre, uno... È sparita! Mistero. Niente, come se non fosse successo niente. Va bene, dai. Salva ed esci. Sì, basta. Bene. È stato molto, molto, molto divertente. È stato molto faticoso all'inizio perché faceva veramente tanta paura all'inizio. Poi è andata un po' a meretrici. Però mi sono divertito lo stesso. Ma che bella, dai, sono contento, Scad, che ti abbia e vi abbia intrattenuti.
Quindi ci vediamo sicuramente domani sera alle 8, forse anche un po' prima, perché c'è la partita della Roma domani. Devo portare Horror più spesso? No, mai più nella vita porterò Horror. No, però sì, devo giocare a Layers of Fear, che ho comprato, quindi a sto punto c'è gioco. E dicevo, domani c'è la partita, però è anche Halloween e vorrei comunque finire Outlast, perché se non lo finisco domani non ho più tempo, spazi per farlo, perché poi torna la coinquilina e non posso più far casino. Quindi ci vediamo domani, come dicevo, alle 8 sicuri o un po' prima, tanto poi lo scrivo da qualche parte, e forse la mattina per giocare un po' a Dark Souls 3, la mod, giusto così per fare una gag. Vediamo un po' come va, tanto c'ho l'Instagram, quindi se siete interessati non avete tolto la notifica di Twitch, quindi lo sapete quando vado in live. Buonanotte, grazie mille a tutti quanti per la compagnia e sì, forse domani mattina, vediamo. E niente, ci vediamo domani, in qualche momento della giornata.